Dal Vangelo secondo Marco 1:40-45. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Commento al Vangelo di Don Luigi Maria Epicocco. La preghiera non è il luogo dell'umiliazione, e molto spesso fraintendiamo il gesto di inginocchiarci come un gesto servile, negativo, umiliante. La preghiera è il luogo dove ciò che ci ha umiliato diventa invocazione, grido, richiesta. Quasi mai, quando la vita ci umilia, reagiamo con la preghiera. All'umiliazione della vita reagiamo con la collera, con la rabbia per l'ingiustizia subita, con un senso di ribellione contro tutti, compreso contro Dio, che riteniamo colpevole di non averci difeso. Leggendo questo passo del Vangelo, potremmo dire che il lebbroso fa la cosa più semplice che poteva fare. Ma in realtà questo lebbroso agisce contro ciò che noi normalmente facciamo. La lebbra è un segno di un dolore che ci imprigiona, che ci consuma, che ci allontana dagli altri, che ci fa vivere come una maledizione. E quando questo ci capita, passiamo la maggior parte del tempo a trovare i colpevoli, a prendercela con qualcuno, a consumarci nel risentimento. Quest'uomo invece prega, e la sua preghiera non è una preghiera di pretesa, ma preghiera semplice, umile e proprio per questo efficace. «Se vuoi, puoi guarirmi». Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, guarisci». Le nostre preghiere invece sembrano consumarsi tutte con il devi. Vorremmo comandare a Dio a fargli fare quello che secondo noi è giusto. Quest'uomo invece, con il suo «se vuoi», sembra consegnarsi a una volontà più grande della sua. È un po' come se volesse dire: «Se è per il mio bene, ti prego, guariscimi». Gesù non rimane mai indifferente che umiliato dalla vita. Anzi, la sua compassione è proprio per questa gente. Gli oppressi, gli stanchi, gli umiliati, i poveri, gli ultimi, sono loro che muovono la compassione di Gesù. «Un cuore affranto e umiliato tu, oh Dio, non disprezzi», dice il salmista. Questa è la preghiera: non umiliarsi per convincere Dio, ma portare davanti a Lui la nostra umiliazione, prima che marcisca e ci incattivi.